Ed eccoci amici sportivi, questa settimana ad Offida per questa che è la quindicesima maratonina del Serpente Aureo, ma Offida fa parte dei borghi più belli d'Italia, qui c'è anche un turismo religioso da visitare, il santuario del Miracolo Eucaristico, la Collegiata, la chiesa di Santa Maria della Rocca e poi c'è anche naturalmente un turismo enogastronomico per assaggiare i vari vini, i vini di denominazione DOCG o DOC, c'è cioè il pecorino, la passerina, l'Offida Rosso, il Rosso Piceno, il Falerio, le Terme di Offida e c'è anche l'enoteca regionale delle Marche. Se non vi basta, potete visitare i vari musei, c'è la Pinacoteca, il Museo del Merletto, le tradizioni popolari, il museo archeologico, i monumenti, passando dalle mura, le varie fontane, il Palazzo Comunale, l'ospedale, il teatro del Serpente Aureo, l'ex convento di San Francesco, ma e poi potete venire ad Offida diverse parti, diverse volte nell'anno, per diversi appuntamenti, con il carnevale, addirittura l'Ubove Fint, che ormai è diventato un appuntamento immancabile del carnevale di Offida, che naturalmente richiama tanta gente per osservare queste cose caratteristiche. Qua intanto l'organizzazione è quella della società podistica Offida, la sezione atletica, Giovanni Stracci ne è il presidentissimo e poi con lui c'è Mauro Marzelletti e tanti collaboratori. Qua corrono tutti, anche questa bambina ci prova, visto che questa è la giornata dedicata alla corsa. Una corsa che si apre proprio con il settore giovanile, una rappresentativa di tre regioni, Marche, l'Umbria e il Lazio. Una buona partecipazione, devo dire, e queste abbiamo bisogno di questi eventi a livello giovanile della corsa, dove effettivamente qualche anno fa, oddio, qualche anno fa, forse una ventina di anni fa, si correva di più, c'erano molti campioni ed ora abbiamo diverse promesse a livello naturalmente cadetti e allievi, ma insomma ancora mancano le punte. Ci sono dei giovani interessanti che si sono messi in luce, in particolare in questa settimana proprio i campionati italiani allievi, dove Simone Barontini addirittura ha vinto il titolo italiano e ha fatto anche il record italiano nei metri 800 a Jesolo. Poi abbiamo anche la Zenoni a livello nazionale, altra giovanissima. Qua intanto a partiti questi ragazzi sui 2500 metri con Pretara, Pigheddu, Cattabriga, qui sono ragazzi, questo ragazzo in testa, vedete, è l'abruzzese Edoardo Pretara. E siamo alle battute finali. In seconda posizione c'è Riccardo Pigheddu, poi c'è questo Cattabriga, poi c'è Ranucci, eccolo qua all'arrivo, questo appunto Pretara, questo ragazzo abruzzese, atletica Pietro Mennea. Poi in seconda posizione Pigheddu, poi Cattabriga, poi Ranucci. Poi per le Marche abbiamo visto Salvucci, poi Sandulli del Lazio, poi Martino, poi qua andiamo a vedere qui per le Marche c'è l'atleta Pennacchietti della Sangiorgese, poi c'è dietro Gagliardi, seguito da Properzi dell'Umbria, di Foligno, poi ancora c'è Diodato, Casavecchia, Lipatti, ecco l'arrivo qua intanto del ragazzo della Sangiorgese. Si tratta di Pennacchietti, poi dietro arriva Francesco Gagliardi del Mezzo Fondo Club Ascoli, poi c'è Properzi, Diodato, poi Casavecchia, ancora gli altri, La Paiti, Mohamed sempre dell'Abruzzo, poi Gian Cristoforo, eccolo qua intanto l'ordine arrivo per quanto riguarda i primi sei classificati di questa competizione, poi arrivano anche gli altri ragazzini qui in gara. Naturalmente il tempo del primo è stato 7:34, mentre gli ultimi sono arrivati circa 9 minuti e 40, vicino ai 10, qualche altro. Ed ora andiamo a conoscere il vincitore di questa competizione. Edoardo che arriva da Chieti, la società è Atletica Pietro Mennea, ma Mennea era un velocista. E tu? Mezzofondista. Bene, senti, quest'oggi gara vittoria prevista? Eh sì, ho fatto terzo anche agli italiani, al campionato di cross italiani e pensavo che c'era anche il primo, però si è rivelato che non c'era, non era iscritto. I tuoi tempi quali sono quanto riguarda le gare in pista? Allora, al 1000 faccio 2:48, mentre nel 2000 faccio 6:11. Buoni tempi. E ti allena il tuo tecnico, come si chiama? Carlo Piestante. E quanto tempo è che fai atletica? Da 3 anni, circa 3 anni. Tu sei cadetto di primo anno o di secondo? Secondo.
Sì. E questa passione per l'atletica come l'hai scoperta? Chi è stato che ti ha portato a fare atletica? Mio padre già gareggiava su strada e mamma mi ha iscritto, ho iniziato a fare le gare su strada e poi mi ha iscritto a questa società. E ti alleni quante volte alla settimana? 6 volte su 7. Un bel impegno. Sì, sì. E dopo i cadetti vanno al via le cadette sulla distanza di 2000 metri, quindi un percorso leggermente più corto, ecco che vengono radunate sempre qui in piazza, poi dopo si parte, diciamo, dalla porta, eccole qua tutte tranquille. Abbiamo qui, come per le nostre Marche, due ragazze veramente interessanti, una è la Vallorani e l'altra la Fioretti, una proviene dall'ASA di Ascoli, l'altra dall'Atletica Iesi, e sono due belle ragazzine con una bella facilità di corsa, ha più esperienza, devo dire, Francesca Vallorani, anche perché a Fidenza, nel trofeo Pratizzoli, ha conquistato il secondo posto, quindi una buona, ottima prestazione, devo dire. Ed è emergente, invece, André Fioretti, questa iesina, sono ambedue del 2001. Quindi anche qui si tratta di una gara per rappresentative, le tre regioni, l'Umbria, le Marche e il Lazio, poi aperta anche a chi è voluto venire qui per partecipare, anche altre ragazzine che gareggiano naturalmente senza portare punteggio alle rappresentative. Ecco qua il primo passaggio, già con le protagoniste in testa, la Vallorani, la Fioretti, poi c'è anche Chiara Belfico dell'Umbria, poi c'è Virginia Cicchetti del Lazio, queste sono, diciamo, le ragazze in testa, mentre qua abbiamo le altre ragazzine che stanno viaggiando dietro a circa 30 secondi di distacco. Secondo passaggio, vedete sempre la Vallorani con 907 e la Fioretti con 904, poi le altre due ragazze del Lazio, la Belfico e la Cicchetti, che seguono lì vicino, poi ancora le altre laziali, l'altra è la Borzi e la Fedeli, sempre Lazio, una arriva da Cecchina, l'altra dalla società sportiva Lazio. Ecco qua intanto il nostro speaker che anima la giornata. Ecco qua l'arrivo intanto di Francesca, avete grande vantaggio su tutti, chiude in 7.33 questi 2 chilometri, 7.48 il distacco di André Fioretti sulla Francesca Vallorani, poi Chiara Belfico per l'Umbria e poi ancora Virginia Cicchetti con 900 per il Lazio, poi Eleonora Borzi dietro che sprinta sulla Fedeli e la Prosperi delle Marche, Lara Prosperi, che proviene sempre dall'ASA, poi c'è la Di Fabio, la Antenucci subito dietro, poi la Pennesi, la Tomassoni, la Ortolani, poi la Castellani, Mainardi, Ricci, Barbini, Russo e via via tutte le altre che stanno sprintando, vedete, negli ultimi metri di questa gara sui 2 chilometri. Ecco qua le ultime arrivate, anche, e abbiamo anche i risultati per quanto riguarda le prime 6, ed ora andiamo a sentire proprio le due protagoniste marchigiane. André e Francesca, beh, era un pronostico facile quest'oggi. Francesca, tu che dici? No, non era facile, no. Io dico di sì, perché insomma, dopo le prestazioni che hai fatto, era atteso questo risultato. Vabbè, dai, speriamo di migliorarci. Senti, hai fatto bene anche agli studenteschi? Abbastanza, poteva andare meglio, ma non ci lamentiamo. Il tempo? No, vabbè, il tempo mi interessa relativamente perché sono una gara lenta, quindi giusto la volata finale. Che... Sì, ma quest'anno hai fatto però i 1000 e hai ottenuto quale tempo? 2.57.35. Angelo che dice? Che non va bene. Non va bene, non è mai contento quest'anno? No, vuole sempre di più. Lo scorso anno l'hai fatto soffrire però, eh? Eh sì, abbastanza. Bene, complimenti comunque per questo bel risultato. André, la iesina, beh, insomma, oggi ci hai dato sotto. Sì, non me l'aspettavo di questo risultato, però è andato bene, era inaspettato. Beh, tu, da quanto tempo è che fai atletica? 3 anni. Nel frattempo hanno preso il via anche i ragazzi, per sempre la distanza 2 km sono partiti quindi dalla porta d'ingresso, qui abbiamo gruppettino composto dagli atleti del Lazio, dell'Umbria, c'è anche Pennacchietti per le Marche, quindi abbiamo Feliziani e Tesei, Umbria e Lazio, Pennacchietti, questi sono i primi tre, eccoli qua che stanno passando, poi c'è anche Aiello, altro marchigiano, poi c'è Maranto, sempre Lazio, poi Grieco, del Campidoglio Palatino, società laziale,
e ancora gli altri ragazzini qua che stanno effettuando il primo giro, poi da questo punto, ecco, sotto l'arco dell'Avis devono completare ancora l'altro giro per arrivare fino in piazza per la conclusione di questa competizione sulla distanza dei 2 chilometri. Anche per loro ecco l'arrivo con Stefano Feliziani dell'Umbria, della Winner Foligno, che precede Davide Tesei del Lazio, di Anzio arriva, poi c'è Daniele Pennacchietti, il sangiorgese, che gareggia con la maglia delle Marche, poi c'è Tommaso Aiello, sempre marchigiano, che proviene da Osimo, poi c'è Luca Maranto qua del Lazio, del Campidoglio Palatino, poi c'è Francesco Grieco 925 di Frascati, poi c'è Mattia Ghianni dell'Abruzzo, che precede Silvestri, sempre Abruzzo, dell'Amatori Serafini di Sulmona, poi c'è Nicolò Mariani con 937 dell'Umbria, arriva da Narni, poi c'è Sebastiano Santarelli della Winner di Foligno, poi dietro ancora c'è Daniele Gagliardi del Mezzofondo Club Ascoli. Qua intanto vediamo i primi 6 classificati, poi c'è Gori, Anarcadio, poi c'è La Canna, Trabalza, poi ancora Di Federico, Regnicoli, Tazza, che è il 18esimo, Lagna, che è il 19esimo, c'è Capriotti, qua intanto avete visto le ragazzine che consegnano l'acqua, una bella organizzazione, devo dire, con la partecipazione di tutta la società dell'Atletica Offida. Ed ora andiamo a conoscere il protagonista, questo ragazzo di Foligno. E Stefano si è aggiudicato questa gara della categoria ragazzi. Arriva dalla Foligno. Stefano, com'è questa atletica? Una tua grande passione? Sì, è una grande passione che mi ha donato tante emozioni. Questa è la più grande, diciamo. Senti, a Foligno chi ti segue? Fabrizio Germani. Senti, e com'è la situazione a Foligno? Hai tanti amici che fanno atletica nella tua società? Sì, sono parecchi, sono abbastanza, cioè quasi 30 ragazzi, diciamo, della categoria mia. Tu che classe fai? Che scuola fai? Seconda media alla Carducci, di Foligno sempre. Sei stato promosso naturalmente, sì. Sì. I tuoi genitori cosa dicono di questa tua passione? Ti assecondano, ti seguono? Sì, mi seguono. Oggi c'è qualcuno qui della tua... Sì, sono qui vicino. E dopo i ragazzi, prendono il via le ragazze per questa gara sui metri 1500, eccole qua. Qui abbiamo naturalmente, come sempre, le varie rappresentative regionali, queste 3 rappresentative, poi le altre che gareggiano così, per così dire, fuori gara. Vediamo diverse ragazzine dell'Amatori Osimo, della San Giorgese, dell'Atletica Offida, dell'Osimo Braccaccini. Insomma, un buon numero di presenze. Bisognerebbe, dicevo già prima, stimolare questa partecipazione per trovare nuovi adepti al mezzofondo, ma anche nuove località dove si può gareggiare, dal cross alle corse su strada. Ecco qua intanto che sono partite, sempre la parte esterna, 1500 metri, da qui vanno nella piazza, poi faranno un giro completo. Eccole qua, gruppo ancora compatto, tutto da definire, devo dire, ancora, vedete, la situazione è molto aperta. Vediamo col 972 intanto la Fracassini, Melissa Fracassini, ricorderete il papà, è stato un ottimo giovane, ha fatto diverse nazionali a livello giovanile, ottimo mezzofondista, e la figlia l'ho vista gareggiare anche ad Urbania, insomma ha delle ottime qualità. Ma con lei c'è anche la Laziale, la Terrinoni, c'è anche Flavia Bianchi, c'è anche Elena Crosta per le Marche della San Giorgese. Ecco lo sprint, proprio la Sofia Terrinoni, la Laziale, che precede la Melissa Fracassini, sono tutte e due del 2003. Una bella azione per ambedue, vedete, più determinata però questa Sofia, che fa il triathlon, quindi nuota, va in bicicletta e corre. Poi il secondo posto per Melissa Fracassini dell'Umbria, 5.20 e 5.24 il tempo. Cioè, poi terza c'è Flavia Bianchi del Lazio, della Giovanni Scavo di Velletri, 5.30 il suo tempo. C'è Martina Mancini, poi c'è Elena Crosta, la marchigiana della San Giorgese, che è quinta. Gloria Porretta è sesta, Linda Giorgi è settima classificata dell'Umbria, poi c'è Martina D'Angeli del Lazio, della Atletica Rieti, Andrea Milardi, l'Atletica Rieti, la studentesca Rieti, ha preso la denominazione anche Andrea Milardi, che è scomparso da qualche mese, l'ottimo Andrea, grande organizzatore di eventi, il reatino che ha mosso l'atletica a Rieti e non solo. Poi c'è la Giardini, la Conigli è decima, la Badioli, la Fucelli è dodicesima, poi la Baldinelli dell'Atletica Osimo. Qua intanto il risultato per quanto riguarda
le prime sei classificate, poi Forconi e Costantini. Ed ora, come abbiamo già fatto precedentemente, andiamo ad ascoltare la Sofia Terrinoni, la prima classificata del Lazio. Sofia, che appartiene al gruppo delle Fiamme Gialle Simoni, gruppo giovanile naturalmente, lei non è una guardia di finanza. Senti, quanto tempo è che fa atletica, Simone? E io in teoria faccio triathlon, che sarebbe nuoto, bicicletta e corsa, e lo pratico da 7 anni, solo che l'atletica più o meno da 3 anni. Ti piace più nuotare o più correre? Correre, è la mia passione. Allora sicuramente ti butterai nella corsa. Sì, devo vedere, perché anche nel triathlon vado abbastanza bene, però mi piace un sacco correre, quindi poi dovrò vedere. Senti, a Roma dove ti alleni tu? In quale campo, in quale stadio? No, è un centro sportivo, perché mi alleno col triathlon alla New Green Hill e poi il giovedì faccio atletica a Caracalla. Insomma, tutta la settimana sei impegnato? Sì, tutti 5 giorni, poi il sabato e la domenica mi riposo. In più devi fare anche i compiti però. Sì, certo, la sera li faccio, infatti vado a letto tardi. Com'è andato quest'anno scolastico? Bene, bene, poi il 22 ci danno le pagelle, però penso che è andato abbastanza bene. Diciamo che sono chiuse le gare giovanili, anche poi ci sono anche le gare proprio per gli esordienti, che poi vedremo nelle varie interviste che abbiamo inserito per mancanza di spazio, ma comunque vedremo anche qui delle belle immagini. Eccoci qua intanto qualche attimo prima della partenza, delle ore 19, questa partenza riservata per la 10 km per quanto riguarda questa quindicesima maratonina del Serpente Aureo, che devo dire che negli anni è cresciuta tantissimo, dove venendo qui ad Offida naturalmente si respira un'ottima aria per quanto riguarda l'organizzazione, la partecipazione soprattutto della città di Offida, che partecipa in maniera totale, anche perché la gara si svolge al centro della città, si parte e si arriva qui. Magari si vivacizza anche il centro storico, così come è successo quest'oggi, una bella iniziativa naturalmente. Noi abbiamo questa possibilità di portare lo sport all'interno della città, ma c'è anche poi chi si sposa, come vedete, che passa al centro naturalmente per le foto. Qui ce n'è, diciamo, di location per fare qualche bella foto. Ed eccoci qua tutti pronti per la partenza. Si parte qui davanti alla chiesa della collegiata, davanti alla comune naturalmente di Offida. Sono circa 300 gli agonisti veri e propri, ma poi insomma tra tutti devo dire che abbiamo avuto circa 800 presenze tra i giovani, chi ha passeggiato, chi ha poi partito facendo la passeggiata con i bastoncini, con il Nordic Walking. E c'è anche qua il parroco, credo che sia il parroco naturalmente qui della cattedrale, che dà qualche benedizione speciale. E si parte via tutti di corsa, vedi, tutti fanno partire anche il cronometro, insomma è importante per qualcuno vedere un pochettino il tempo che si impiega su questi 10 km, anche se naturalmente qui non è una gara in pista, quindi il tempo è relativo, probabilmente serve per stabilire qual è il distacco tra chi fa partire il cronometro e il proprio amico. Dice: oggi ti ho preso un minuto, l'altro giorno te ne ho preso 45 secondi e quindi io sono più forte. Ecco qua intanto i protagonisti: Campetti, Raia e Franchini. Franchini con la magliettina gialla, Campetti con la bianca e Raia con la magliettina blu. Raia arriva dall'associazione podistica di Teramo, al Newcastle, dell'atletica Vomano. Eccoci qua con il passaggio qui nel centro storico, dove hanno fatto un giro, diciamo, delle mura, un primo passaggio al centro, poi si va via diciamo quello che è il percorso esterno, che si snoda nella bella campagna con strade completamente asfaltate, non ci sono tratti di sterrato in questo caso, quindi un percorso già collaudato, non è la prima volta che si utilizza qua. Intanto vediamo Marcella Mancini, che è in testa a livello femminile. Abbiamo anche quest'oggi, poi vedi in seconda posizione Francesca Capobelli, poi vediamo un po' il passaggio qui in piazza, le altre ragazze che stanno passando, abbiamo visto anche Katia De Angelis, e poi vediamo abbiamo visto la Tarquini, la Capriotti, la Di Carlo Antonio, Adelina, Di Montorio, insomma complessivamente ne erano oltre 50 le ragazze qui presenti a questa competizione. Abbiamo visto la Paola, la Di Francesco, che arriva anche lei da Montorio, la Spinelli, la Mozzoni, e come sempre anche le signore di Loreto sono numerosissime a questa competizione, sono immancabili. Eccoci qua intanto il passaggio sempre in piazza,
una bella sfilata, vedete, una bella giornata. E devo dire che la giornata ha retto anche dal punto di vista meteorologico. Qua intanto in seconda posizione ritorniamo sulla Capobelli, che è la seconda classificata, ed in testa Marcella Mancini. Sono tutte e due, sia la Capobelli che la Mancini, delle F45, quindi da 45 anni fino a 50, questa è la categoria. Insomma, è passato qualche anno per Marcella, io mi ricordo la prima competizione che fece a Montegranaro, dove fu ingaggiata, per così dire, da Leandrini. Anzi, io suggerì a Franco di guarda che c'è una ragazzina che sta andando molto forte, aveva, parlo ormai di una quindicina d'anni fa, e Franco subito la bloccò e l'anno dopo passò per il tesseramento per l'Atletica Potenza Picena. Nel frattempo era già stata tesserata da Marcello Streppa, quindi un buon acquisto sicuramente. Qua intanto stiamo risalendo con il settore maschile e stiamo portando in testa, qui c'è Angelion, intanto dietro abbiamo visto Truncellito, D'Attanasio, lo sterzo, poi c'è ancora avanti qui l'atleta di casa Daniele D'Angelo, che è il primo atleta di Uffida, che sta andando molto bene. Questo è Macrini dell'Atletica Montorio, ancora qui siamo attorno alla sesta, settima posizione, Turchetto di Filottrano, siamo in quinta posizione, questo è Amiad Khan della Avis Ascoli Marathon, una buona azione, insomma è un 92, quindi ancora può dire qualche cosa anche in questo settore, è quasi un nome nuovo. Poi c'è Raya, quello qua con la magliettina blu, ed è seguito lì da Mattia Franchini. Sia Raya che Franchini, diciamo Raya è dell'81, quindi è passato già nel settore master quest'anno, e Franchini invece è un 89, ancora può dare qualcosa di più. Poi c'è Marco Campetti che è un 85, è in testa, naturalmente non ci sono problemi per Campetti, in quanto qui si sa in atletica contano i tempi, cioè, che tempo c'hai sui 10.000 o sui 5.000, già possiamo fare una classifica prima della partenza. Ecco qua intanto gli altri protagonisti, si è raggruppato qui Amid, Turchetto e D'Angelo, che stanno viaggiando quasi vicini, poi c'è Macrini, Cruciani, Tarquini, questo è Ion che sta passando, poi c'è Pasqualino, abbiamo visto lo sterzo, poi ancora Cocci di Offida, abbiamo visto poi Truncellito, D'Attanasio, c'è anche Bianchi col cappellino dell'Atletica Amatori Osimo, posto di ristoro che si passa al volo. E qua intanto la prima donna, che è attorno alla 35esima posizione, Marcella Mancini, e dietro c'è sempre Francesca Capobelli. Qua intanto Roberto Sermarini, mentre vediamo la parte opposta i calanchi, che sono delle erosioni dovute all'acqua quando piove, che si porta via quel terreno argilloso, insomma, dove si creano questi solchi molto evidenti. E anche questo è un bello spettacolo da osservare, da guardare. Poi qui risaliamo il gruppo, qui avete visto il gruppone dell'Atletica Marà. Eccoci qua ancora, andiamo più avanti con il gruppo dove è D'Angelo, Turchetto e Amiad, questo ragazzo di cui vi dicevo, nome naturalmente che ci dice che dovrebbe arrivare dal Marocco, gareggia per l'Avis Ascoli Marathon. Eccoli qua i tre che stanno viaggiando insieme, e più avanti ancora il duo da Raya e Franchini, composto appunto da questi due atleti, Raya e Franchini. Eccoli qua che stanno viaggiando, mentre là si vede questo spettacolo dei monti che sono proprio là all'orizzonte, giornata diciamo molto luminosa. E intanto Marco Campetti va via solitario, vedete che bella azione, un'azione molto fluida. Campetti ha avuto anche ottimi trascorsi nei 1500, ottimi tempi. Eccolo qua, salta il posto di ristoro, tranquillo se ne va, mentre dietro la coppia, qui anche loro un pochettino d'acqua, vedete c'è Raya, butta via il bicchierino, quindi mentre Franchini non ha fatto uso di acqua. Eccoci qua ora al tratto finale, che si va su in salita, e su in cima c'è Offida, per che attende gli atleti per la conclusione di questo serpente aureo. Lo speaker è Marrico, Urbani Marrico, che naturalmente ci ha messo tutta la sua voce, ha parlato per oltre 3 ore,
dai ragazzini fino agli adulti, ha tenuto svegli un po' tutti, sollecitando l'attenzione, ed eccoci qua, ormai siamo proprio alla periferia, qui siamo entrati in centro, eccoci che qua vediamo la piazza, vedete, con affollata, un grande spettacolo, questo palazzo comunale con la torre, ecco qua Marco Campetti, che va a chiudere in 32,50 questi 10 km, poi se ne va Mattia Franchini, lascia la compagnia di Raia. Il tempo di Mattia è 34,03, Raia 34,13, quindi a 10 secondi. Poi Hamid, qua intanto arrivano qua le due signore che hanno fatto la passeggiata sui 5 km, poi qua, eccolo qua, Hamid è quarto in 36,04, e poi quinto Fabrizio Turchetto di Filottrano, 36,20. Poi dietro il primo atleta di casa, Daniele D'Angelo, soddisfazione per lui ma anche per la società, 36,27. Poi c'è Macrini subito dietro, che è settimo. Poi c'è Mirko Cruciani, qui che precede questo gruppetto, dove c'è Tarquini, Angelion, lo sterzo Pasqualino, vediamo un po' che è dietro. Poi c'è Marcello Cocci. Poi vediamo un po' col tredicesimo c'è Truncellito. Poi D'Attanasio, subito dietro c'è Giovanni Nardi col 659, c'è Doriano Bianchi col cappellino immancabile, poi c'è dietro Roberto Sermarini che giunge vicinissimo, poi c'è Antonio Pistonesi col 553, arriva dall'Avis San Benedetto, poi il diciannovesimo è Falà della Ecologica G di Giulianova, società storica di Giulianova, poi c'è il ventesimo che è Alessi, poi Filipponi e Cretone al fianco, poi qua lo sprint tra De Medio e Cardosi, dell'ASA Cardosi col 530, poi c'è Grilli, altro atleta di casa, di Offida, ed è 25esimo atleta classificato, poi c'è Caponi subito dietro, dell'Avis Spinetoli, poi Di Falco 27esimo, e poi c'è Marcella che è la 39esima assoluta a livello generale. E per Marcella il tempo di 39,10, e quindi poi dopo c'è a livello femminile la nostra Capobelli, poi ancora la De Angelis, eccola qua, che va a precedere i vari compagni di squadra, poi c'è Loredana Tarquini, è la quarta donna classificata, poi c'è Cecilia Capriotti, la quinta, eccola qua, poi arriva la Di Carlantonio, mano nella mano, poi c'è Antonietta Merlini che sprinta, qui vedete le due donne con la Lara Sarnari, la Merlini e la Sarnari, e poi andiamo a sentire il presidente dell'Avis qui di Offida, che ha dato una grande mano per questa organizzazione, come sempre succede in questi centri dove tutti si mettono a disposizione. Sì, in questo tipo di eventi in cui il focus principale è sullo stile di vita sano, l'Avis non può non metterci la faccia, anche investire le risorse che ha in termini economici, di premiazioni, ma soprattutto in termini umani. Infatti io vorrei approfittare per ringraziare tutti i volontari dell'Avis di Offida, che oltre a donare sangue oggi hanno dato una prova spettacolare per aiutare l'organizzazione di questo evento. Il grazie più grande va all'Offida Atletica, al consorzio sportivo di Offida, con Giovanni Stracci, Mauro Marselletti e tutti gli altri che ci hanno dato la possibilità di essere così presenti, così visibili, per noi è vitale. Lei diceva nella conferenza stampa: noi facciamo volontariato, come lo fate voi? Sì, basta aggirarsi nelle sere precedenti la gara e vedere che, insomma, tutti questi ragazzi che aiutano diciamo, l'organizzazione di questa gara a 360 gradi, la notte, dopo il lavoro, eccetera, per loro va un grazie veramente speciale. Tutti i ragazzi che oggi invece magari di fare la gara hanno collaborato nella buona riuscita della stessa. E dopo la gara naturalmente c'è il ristoro per tutti, come sempre capita, distribuzione del premio di partecipazione, ma c'è anche la possibilità di andare a sentire qua uno dei protagonisti locali, Daniele D'Angelo, sentiamo un po' com'è andata da lui. E Daniele, io l'ho sempre detto che se avesse fatto atletica quando aveva 17-18 anni sarebbe stato un bell'atleta. Daniele, come hai scoperto l'atletica? No, così per scherzo, abbiamo visto la gara che si organizzava Offida, abbiamo cominciato a correre 5-6 anni fa e poi abbiamo un allenatore molto bravo che è Mauro Marselletti, che
riesce a capire insomma i programmi che vanno bene anche per gli amatori come noi, per un po', insomma, le persone che hanno un po' più di anni, diciamo. Riesce a trovare il tempo tra il lavoro e lo sport? Sì, lo sport bisogna farlo, dai, lo sport è fondamentale nella vita di una persona, qualcosa bisogna fare. Prima ho giocato a calcio, adesso corro, cerco di allenarmi 3 volte a settimana almeno. Se ti alleni arrivano pure le soddisfazioni, chiaramente le soddisfazioni sono verso i tempi che uno ha, verso il personale, non è che possiamo competere con atleti di livello. Ma siamo ti sei divertito quest'oggi? Sì, mi diverto sempre alle gare, molto bella. Abbiamo organizzato noi, bisogna ringraziare tutti quelli che, i ragazzi che hanno lavorato, ci hanno dato una mano per realizzare l'evento, Mauro Marselletti, il presidente Giovanni Stracci e tutti i ragazzi che hanno corso e che hanno lavorato. Si sta bene in questa società, sì, siete ben organizzati. Sì, è una società bellissima, non cambierei mai, l'abbiamo creata un pezzettino una volta e ognuno fa la sua parte, io magari ho fatto poco quest'anno, cercavo di dare un buona mano, poi con la famiglia, le cose, mi devo allenare, ho sempre poco tempo. Famiglia, quanti figli? Io ho 2 bambini. Bene, complimenti. Grazie. L'assessore allo sport credo sarà soddisfatto perché questa Atletica Offida è un'atletica che cresce. Cresce di anno in anno, ma soprattutto la cosa fondamentale è che cresce l'entusiasmo intorno all'Atletica Offida. Fondamentale perché questo movimento che coinvolge sempre più giovani, quindi per il comparto sportivo offidano è motivo ovviamente di orgoglio. Puntiamo sul settore giovanile in qualsiasi settore, vedere tanti ragazzi coinvolti in una disciplina sportiva è sicuramente motivo per proseguire sulla giusta strada intrapresa. Oggi è stata una giornata di sport, una giornata di amicizia, di aggregazione, quindi siamo contenti che il tempo ci ha assistito, quindi è stata anche una giornata per promuovere l'estate offidana. Si dice sempre che insomma è difficile fare sport nei piccoli centri, ma voi avete fatto una bella struttura, cioè una polisportiva dove dentro avete messo insieme tante società e tante attività. Come va? In situazioni di difficoltà oggettive, anche da un punto di vista amministrativo, dove le risorse sono sempre minori, se non ci sono associazioni che diventano eccellenze del territorio, risulta a volte anche impossibile poter garantire determinate attività. Noi fortunatamente abbiamo delle associazioni non solo sportive, di qualsiasi genere, ovviamente in questo contesto nel campo sportivo, che si contraddistinguono per la determinazione, la passione e anche la competenza. Quindi da parte nostra c'è il dovere di coordinare e di supportare questo entusiasmo di chi si mette a disposizione della comunità. Quest'oggi devo dire tanta gente è venuta a Offida per correre, anche per forse per bere anche dell'ottimo vino, ma poi anche per osservare le bellezze artistiche di questa bella città. Sindaco, lei insomma credo che come cittadino di questa bella città ci può dire qualche cosa. Sicuramente sì, a partire dalla bellezza della mastodontica, la maestosa Santa Maria della Rocca, per arrivare al museo tradizionale di Offida, quello del Merletto, quello delle tradizioni popolari, quello archeologico di Guglielmo Allevi, arrivare in Piazza del Popolo, una delle piazze più belle delle Marche, più belle d'Italia, questa forma triangolare davvero suggestiva, davanti a un palazzo comunale che ha il suo fascino e la sua fama a livello nazionale ed internazionale. Offida è anche sede dell'Enoteca regionale, come lei ricordava uno dei prodotti fondamentali, di punta, il vino di OCG, Offida DOC, Offida Pecorino e Offida Passerina sono strumenti di promozione non solo enogastronomici ma anche turistici. Quindi chi oggi è venuto a questa bellissima manifestazione molto partecipata ha potuto anche giovare di queste bellezze architettoniche di uno dei borghi più belli d'Italia. Noi siamo arrivati piuttosto presto qui a Offida, abbiamo visto una massa di turisti veramente incredibile e tutti con una bottiglia di vino in mano. Sì, il vino è assolutamente un protagonista del nostro territorio, è di Offida in particolare, ma io dico anche di questa provincia. La provincia di Ascoli produce quasi la metà di tutta la produzione enologica regionale marchigiana. Il fatto che Offida possa annoverare tra le sue bellezze anche quello di essere l'unica città con un'enoteca regionale come quella delle Marche è qualcosa di molto molto
come dire, importante dal punto di vista proprio della pianificazione strategica della promozione territoriale. Quindi su questo noi dobbiamo continuare e integrare sport e promozione territoriale con l'enogastronomia. È un punto di vantaggio che non dobbiamo lasciare, diciamo, ad altre realtà, seppur bellissime come le nostre. Ormai questa maratonina si è conclusa per una soddisfazione, abbiamo sentito il sindaco, l'assessore, una piena soddisfazione, ma Giovanni sicuramente ha da dirci qualche cosa. Sì, beh, diciamo che siamo molto soddisfatti dell'enorme affluenza di atleti, ma soprattutto di aver puntato molto sui ragazzi, sul giovanile, e questo ci ha dato sicuramente un grande risultato perché sono venuti i genitori, i nonni, e quindi un bel movimento di pubblico. Noi diciamo che l'interesse dell'amministrazione comunale, dell'associazione polisportiva Offida, che gestisce appunto calcio e atletica, e quindi con questa nuova esperienza dell'atletica in questi ultimi 3 anni siamo cresciuti. Oggi abbiamo oltre 90 iscritti e questo ci dà sicuramente la possibilità di far crescere il movimento atletico. Abbiamo visto una bella prestazione anche dei nostri ragazzi che stanno arrivando sul podio, quindi questo è sicuramente un merito del professor Mauro Marcelletti, che ha sicuramente lavorato molto bene, e di questa forte collaborazione che c'è con l'amministrazione comunale, che sicuramente ci sta mettendo a disposizione anche delle attrezzature, che piano piano iniziamo a fare una vera attività di atletica. Per quanto riguarda la gara, invece, sicuramente un bel movimento, molto allegro, avete visto molto colore, molto divertimento, e abbiamo visto delle facce molto contente, soddisfatti insomma di tutto quello che è stato fatto. Voglio ringraziare l'Associazione Italiana Carabinieri e questi signori che sicuramente hanno dato una grossa mano, e per quello che riguarda tutta l'assistenza che abbiamo avuto dalla Polizia Municipale all'Unione Comuni Vallate del Tronto, passando appunto per la Protezione Civile, che ha avuto una bella collaborazione. Ma sicuramente l'anima forte che noi abbiamo dentro l'Associazione Offida Atletica è l'Avis. L'Avis ha dato un forte contributo anche umano, anche di sostegno. Noi portiamo l'Avis perché vogliamo che i bambini crescano, i ragazzi crescano con l'Avis e diventare dei buoni donatori. Quindi forza atletica, abbiamo fatto un bel lavoro.